Coach Calvani, la tua esperienza ha dato davvero i frutti desiderati dopo la sconfitta interna contro Bergamo, è andata benissimo in trasferta e adesso l'obiettivo è quello di replicare la stessa prestazione anche in casa domenica prossima contro Treviglio. Noi abbiamo vinto a Legnano perché i ragazzi hanno fatto una gran partita e soprattutto perché sono stati bravissimi nel cancellare, nel dare un colpo di spugna a quanto di buono non avevamo fatto nella prima partita contro Bergamo, quindi direi che grande merito loro e se io mi prendo un merito me lo prendo a lunedì, nel senso che dopo la partita di Bergamo per aver dato fiducia ai ragazzi e per averli convinti che non poteva essere un episodio a cancellare 7 settimane di lavoro, quindi questo sicuramente come merito Invece analizziamo la partita di domenica e soprattutto l'avversario Treviglio, quali sono gli uomini che potrebbero mettere maggiormente in difficoltà Scafati? me lo prendo. Ma io con tutto il rispetto per Bergamo, contro cui noi abbiamo perso, credo che Legnano abbia una squadra più profonda, più attrezzata e anche con più possibilità di poter presentare in campo diversi assetti. E quindi è una squadra che io temo assolutamente, che la valuto con grande rispetto per il potenziale che ha. Direi che è una squadra di assoluta eccellenza, con degli ottimi stranieri, con un gruppo italiano ormai consolidato e arricchito quest'anno da altri giocatori. Non parlo dei singoli perché credo come sempre che poi la partita la faccia il gruppo, l'essenza del gruppo. Invece una panoramica del campionato, dopo per le prime 2 giornate, qual è la tua idea? L'idea è quella che, come dicevamo in sede di mercato, che è un campionato molto equilibrato, lo dimostrano le prime 2 giornate, tantissime partite finite ai supplementari e soprattutto tantissime sorprese. Squadre che sia nel girone nostro che nell'altro girone, che a detta dovrebbero puntare a una promozione o essere nella fascia altissima del campionato, che hanno preso, insomma, hanno fatto dei risultati non buoni, anche con disavanzi importanti, e quindi questa testimonianza proprio dell'equilibrio del campionato. La favoletta del campionato del girone est, che è più forte rispetto al nostro, io la metterei un po' da parte, lo ha dimostrato già lo scorso anno in sede di Coppa Italia Tortona, lo ha dimostrato Casale Monferrato arrivando in finale, quindi direi che ci sono molti elementi non solamente attuali ma anche già dei sentori che sono stati avvertiti lo scorso anno, per cui i due gironi ci sono delle differenze su alcune squadre, ma direi che la competitività e l'equilibrio è molto alto.